Radio Linea numero uno, solo musica italiana, e anche scoprire come è nata una canzone, perché in tanti ascoltiamo, le cantiamo, sì, le ascoltiamo, le riascoltiamo, le compriamo, ma non sappiamo come sono nate, come sono state scritte le canzoni, quindi sempre bella questa rubrica. Da qualche settimana c'è anche un motivo di interesse in più, nel senso che chi si incazzerà questa settimana, perché ci sono sempre polemiche, code velenose settimana all'appuntamento dei Camillas. Esatto, questo è il nostro, anche un po' un gesto politico, anche in previsione delle prossime elezioni. È un po' uno schierarsi, un far capire che non bisogna comunque esserci. Fare outing. Certo. Poi sai, gli autori non sempre vogliono svelare come sono nate le canzoni che hanno scritto, e quando qualcuno se ne accorge di significati nascosti. Ma anche questo senso di proprietà che poi si viene in ascoltare, nascondersi nel tutt'altro. Anche per insomma, scopriamo gli altarini, certo. Grazie ai Camilla. Abbiamo una sigla e poi vi diciamo di che canzone si tratta. Retro canzone. Cosa si nasconde dietro un successo? Esatto. Il successo di oggi vi spieghiamo, anzi Camillas vi stanno per spiegare come è stata scritta, come è nata l'idea di questa canzone. Faccio questa piccola premessa prima di lasciare la parola a mio fratello Ruben. In questo momento politico attuale dell'attualità, oggi come oggi, sicuramente non avrebbe fatto quello che avrebbe fatto appena Si sta intortando. Intanto è già partita la canzone che avrete riconosciuto, è Fior d'Aliso, Non voglio mica la luna, un classicone. Sentite? Un grande pezzo, poi anche di impegno politico e sociale, questo di Fiordaliso, ma non tutti sanno. Aspetta, tornello. Mi serviva infatti il tornello. Ecco, perché un po' lì il nodo di questo pezzo è questo. Cioè? Questo brano era stato scritto per Tommaso Paradiso. Sì. Tommaso Paradiso all'epoca lavorava. Aveva due anni. Infatti il suo nome d'arte era Mimmo il Margheritino. Era simpaticissimo. Questi bambini frizzanti milanesi. Perché era milanese all'epoca. Solo che cosa è successo? Mimmo, Tommaso, era uno che seguiva molto il calcio e la politica. E niente, lui un giorno ha sentito, gli hanno fatto sentire, lui ha capito che il ritornello era Non voglio il Milan a Cuba. Okay. Lui, confuso dallo scontro del 62 con i missili, Kennedy, Khrushchev, tutta questa tensione, lui ha detto no, la mia squadra del cuore, non voglio che vada a Cuba, perché è pericoloso, tirano i missili. Sentiamo Non voglio il Milan a Cuba. Non voglio mica la luna. Mimmo, poverino. Orecchie innocenti. Dopo cosa ha fatto? Lui si è impuntato con la casa discografica e Mimmo, Tommaso, quando si impuntava era insopportabile. Si tirava la barba. Tu gli ripeti la barba e li tirava la discografica. Ma aveva già la barba, è chiaro. E praticamente in quel momento lì l'hanno dato poi il brano a Fiordaliso. A Fiordaliso. Che l'ha portata a successo. Anagrammato è Paradiso. Mi ha rubato. Questa. Non è anagramma, è la rima. Fiordaliso Paradiso. Mi ricorda un po' i giornalisti. Sì, è vero. Senti questi stacchi. Riccione, ci cantate Riccione, sotto il sole di Riccione. Senti l'ansia. E questi sono tra loro, l'altro questo è chiaramente Mimmo. Sì, è chiaro. Tommaso, Mimmo. Sta piangendo mentre si strappa i peli della barba. Senti? Questi sono i giornalisti. Ispirazione anche per il gruppo futuro nacque da qui, probabilmente. Facile. Anche perché dopo si è trasferito a Roma lui. Da Milano. Che era Non voglio il Milan a Cuba. Non voglio il Milan a Cuba. Lui non lo voleva. Non lo voleva perché era pericoloso. Grazie ragazzi. Grazie Fiordaliso.